Ancora su Cloud Kingdom per continuare questa King of the Hill qui su Heart of the Swarm. I due giocatori si conoscono, ma questa volta non sono due coreani. Uno dei loro lo è ed è questo giocatore in alto a destra di questa mappa, conosciuta ed amata da tutti. L'abbiamo visto in difficoltà, ma lo abbiamo visto anche sapersi risollevare nelle situazioni difficili e portarsi a casa il risultato. È ormai 7 partite che non perde una serie e continua a guadagnare soldi su soldi. Dalla Corea, come Zerg, TSL, Yonno! Potete vedere da svariate angolazioni. E nell'altro angolo invece un giocatore svedese, anch'egli amatissimo dai tanti protoss europei e non solo, che vogliono imparare l'antica arte di Ayur. Sta giocando con un barcode, ma dietro quel nome si nasconde l'incredibile nome di Sosa! Anche in questo caso, cioè il mouse va troppo veloce, via, se no ci si capisce nulla. Ok, rallentato, ora andrà troppo lento. Comunque Sase parte di Nexus First, quindi abbiamo un Nexus immediatamente per Sase, che adesso manda anche immediatamente la sua probe a scoutare, a prendere informazioni, mentre passa sotto gli svariati Overlord, che sta mandando Yun. Arriva in questo momento anche il pilone, mentre potete vedere che per partire un po' più safe in early game, ma un po' più rischioso in mid game, Sase va a posizionare la forgia vicino alla sua natural. Adesso potrà posizionare anche il suo gateway e subito dopo arriva anche il photon cannon. Tanto la probe continua a girare, prende informazioni. Vede che sono già arrivati i due Ling, suonano le muse di Ayur. Vediamo che arriva doppio gateway per Ayun, per Sase, scusate, probabilmente uno dei due verrà poi annullato e verrà sostituito con un centro cibernetico. Tanto il cannone è già stato terminato, vede tutto Yun dall'alto con questo suo doppio sorvegliante. Adesso credo che venga annullato questo gateway. Ancora però non sembra stia accadendo. E arriva adesso viene annullato e viene in questo momento sostituito con un Cybernetic Core. Si è comunque ben chiuso Yun. Andiamo a vedere l'Incom in questo momento, 24 lavoratori per Sase, che si era chiuso bene lui, non Yun, 21 invece per il giocatore Zerg, che ancora, però attenzione, perché non ha preso la terza base, in verità ha preso il gas, in verità ha ricercato immediatamente il lair quando siamo solamente a 5 minuti e 13, quindi Yun sembra voler giocare molto molto aggressivo. Questo è il bello dell'espansione anche per noi caster, perché ci ritroviamo finalmente a commentare partite nuove, partite più divertenti certamente rispetto a un metagame che era ormai sostanzialmente già definito su... Intanto Guzzo scrive lag attack, non sa che non si può scrivere come osservatore. Guzzo, non scrivere nella chat, non ci voglio credere. Tanto ci sono solamente due queen. Dove sono le due queen? Ok, no, ce n'è una sola. Quante sono le queen? Sono due le queen di Yun, che sta veramente prendendo tanto tanto gas. Non ha scoutato molto Sase. Guardate anche la micro di Yun, che prova ad attaccare questo Zealot senza perdere l'inghe, ne perde invece alcuni. Adesso sta arrivando anche il Mothership Core. Continua a cronobustare incurante.
le sue probe sase, ma dall'altra parte sembra voler regalarci qualcosa di molto aggressivo ancora una volta. Infestation Pit per Yun. Vediamo se saranno Swarmost oppure se saranno Infestor, come aveva fatto nel secondo game con 4GG. Continua a muoversi con questi suoi Ling Yun. Attenzione, intanto si dà visibilità. Si dà visibilità Yun con questo sorvegliante, ma viene scacciato dal Mothership Core. Tanto si spostano questi tre droni. Attenzione, questi tre droni. Cosa sta facendo Yun? Mi aspetto qualcosa di molto strano da parte di Yun. Vediamo che si muove. Viene scompagnato anche da quei quattro Ling. Ma qui secondo me arriva qualcosa. Qui arriva qualcosa da parte di Yun. Non so che ci fanno questi tre droni. Cosa sta succedendo? Qui abbiamo anche un Cryptumor. Abbiamo anche una Queen. Vanno ad attaccare due Queen. Ma cosa succede? Aiuto, arrivano anche tre Swarmost, stanno arrivando anche tre Swarmost in questo momento. Tre Spine. Attenzione, Showtime, a 8 minuti e 26, più che le muse di Ayur, sembra ad essere al circo. Quindi va anche altri due Photon Cannon per Sase. A questo punto si aspetta qualcosa di strano. Attenzione perché dall'altra parte le Spine, le spore ancora non sono finite. Una Spine, una spora, vanno giù sottoterra. Situazione difficile per Sase. A questo punto si dovrà difendere da questi Swarmost. Vediamo che sta arrivando adesso anche un Observer. Avanza, lancia spore per evitare proprio. Deve evitare questo Observer. Una mossa incredibile da parte di Yun. Questo è Heart of the Swarm. Sta arrivando anche un Dark Shrine. In questo momento avanzano lentamente questi Swarmost. Quando siamo a 9 minuti e 27 di game, date quanto è indietro Yun nell'economia, solamente 37 lavoratori, ma in questo momento è difficilissima la situazione per Sase, che si ritrova rinchiuso in un angolo. Deve continuare ad attaccare queste locuste. Guardate quanti sono gli Swarmost, ne stanno arrivando altri 4 addirittura. Veramente una mossa che era inguardabile. Non l'avremmo mai vista questa situazione su Wings of Liberty. Continuano a muoversi queste locuste. Continuano a fare piccoli passi in avanti anche gli Swarmost. Sase sta rinchiuso, cercando in qualche modo di potersi liberare, ma i suoi cannoni stanno cedendo. Però il primo colosso in produzione, guardate quanti Photon Cannon, ci sono tantissimi cannoni, ma le locuste continuano ad attaccare. Mono locuste, non altro, ha solamente Swarmost Yun. Ma non so se hai visto l'abilità del Mothership Core, è bellissimo. Sì, guarda, che rallenta tutte le unità. Guardate come entrano dentro le locuste, praticamente si fermano. Grande struttura difensiva. Sase in qualche modo cerca di difendersi, ma le locuste continuano a dargli fastidio e continuano anche ad aumentare gli Swarmost. In questo momento sono ben 15, stanno arrivando Terra Templar. Ma guardate l'evoluzione Zerg, la crescita degli Zerg, che hanno biogenizzato nuove unità per questa espansione a loro dedicata. Adesso però ci sono due colossi, ma attenzione perché Sase potrebbe anche infischiarsene e andare al contrattacco. Guardate che avanzano tutte le locuste, guardate quante sono queste locuste, sono veramente tante. Però adesso avanza Sase in questo momento, 76 psi a 94, le Queen mantengano la posizione, dovrebbero curare a questo punto questa Spine. Vediamo se Sase andrà al contrattacco. È ancora su due basi Yun, 29 lavoratori solamente per Yun. Adesso va giù la Spine in qualche maniera, prova a difendersi Yun dall'attacco di Sase, che però a questo punto sembra essere in grado di distruggere tutte le locuste, anche se ne stanno arrivando altri Swarmost.
Ma c'è l'Observer? Ah sì, c'è anche l'Observer. 106 psi per Sase, 49-50 per Yun. E a questo punto, non so quale miracolo potrebbe riuscire a fare per risollevare un game spettacolare, ma non sembrerebbe essere stata molto efficace come scelta da parte del giocatore Zerg coreano. Avanza adesso per quello che potrebbe essere l'attacco definitivo. Sase si fa avanti. Sono un buon numero di Stalker, 12 Stalker, 1 DT, 4 Colossi. C'è anche il Mothership Core a dare sostegno a Sase. Il giocatore svedese sta avendo la meglio, ha avuto la meglio. Sase 1, Yun 0.